Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gatieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzardi. Bene, oggi prepareremo una frutta, l'ananas. Buona. Che consumata in occasioni un po' più speciali, di ricorrenza. Sì. Ovviamente tagliata, affettata. Non è una frutta che si mangia tutti i giorni, beh, io vado, certo, a comprare, però. Cerchiamo di dare una nota di creatività anche a questa frutta, come proporlo ai propri ospiti. Sì. Gli ingredienti sono ananas, miele mille fiori, zucchero di canna, cannella e foglie di menta fresca. Semplice, veloce e buona. Poi l'assaggeremo e vediamo. Puliamo il nostro ananas, tagliamo, diciamo, la sua cresta, possiamo poi ricavare e fare a metà per decorare anche un po' i nostri piatti. Posizioniamo. Questi sono più belli da fare la decorazione, sì, secondo me. Facciamo, tagliamo anche la base. Qui il nostro piano Decton è sempre pronto a non farsi niente, no? Togliamo bene, che non si vedono quelle cose nere, sì, vero? Quei buchetti. Vengono chiamati questi occhietti, sì. Occhietti, buchetti. Occhietti, buchetti. Lo facciamo come spessore, 1,5 cm, 2. Qua. Andremo a togliere la parte centrale, che è dura. Possiamo farla anche con un tagliapasta, no? Sì. Abbiamo messo una bella padella. Questa è già calda. Antiaderente, sì, bella calda ci vuole. Che comunque l'ananas è ricco di acqua, no? Cominciamo a. Un rumore famoso che cucinare, piace tanto. Sì. Cucinare quest'ananas sulla piastra. Ecco qua. Lasciamo cucinare 4 minuti e 4 minuti, toglieremo, spolveremo un po' sopra un po' di zucchero di canna e inforniamo giusto per dargli quella maturità di calore anche all'interno che si cucina. Sì, un 5 minuti a 180 gradi. Mettiamo un po' di calore. Tu come lo prepari l'ananas? Io la taglio, la mangio cruda così e basta. Non ho mai cucinato l'ananas. Perché mi piace mangiarla così l'ananas. Sì? Perché pure quando c'è gente la taglia, è bella. Beh, già. Però questo si può anche preparare prima. Si prepara, si può preparare prima. Si prepara, allora. Ovviamente si rosola, mette zucchero. Perché questa fredda si può mangiare, giusto? Sì, no, si deve mangiare calda. Ah, calda questa si Però deve si può preparare prima, nel senso, l'ultimo passaggio che va in forno lo fai lo si fa momento. All'ultimo momento, certo. E puoi stare a cena, sì, a pranzo, sì, con gli ospiti. Ed è bello come si rosola. Ma lo sai, sì, che gli ospiti sentono così, gli ospiti tutti si invitano a casa mia. Che io devo fare pure queste ricette. E quello non lo possiamo fare. Bene, attendiamo un attimo qualche altro minuto. Mettiamo, intanto possiamo grattugiare la cannella. Possiamo prendere il grattino della noce moscata, no? Sì. E grattugiamo la cannella. A me piace molto la cannella, poi so anche che alcune persone non è gradito, ma basta tanto non metterci. Ma però la cannella è un bel profumo comunque. A me piace molto, a me piace molto. Possiamo mettere un po' di vaniglia, se vogliamo, sì, quindi sostituirla con un po' di vaniglia messa a pezzettini, giusto per dare quel profumo, no? Siamo quasi pronti. Se bella, vedi, contenendo, sì, molta acqua, ci vuole un po' più di tempo per farlo rosolare. Comunque si rosola, vedi? Sì, ah, sì, si vede pure. Ecco qua. Andiamo a mettere nella placchetta. Ecco qui. Ok.
cospargiamo un po' di zucchero di canna. Sì, così quello che dentro il forno poi sì, si scioglie, no? Tende un po' a sciogliersi e dare la parte croccante. Ecco qua. Inforniamo a 180 gradi per 5 minuti. Questo passaggio lo possiamo già fare prima. Questo che andremo a fare adesso lo possiamo fare prima di servirlo, perché una volta che esce dal forno dobbiamo solo decorare con miele, cannella e menta. E menta. Profumare. Bene. Attendiamo giusto qualche minuto la cottura in forno e ritorniamo presto da voi. Antonella, i nostri sì. 5 minuti di forno, ottima. L'ananas se li è fatti, poi dobbiamo fare la funzione pirolitica per disinfettare, giusto, e pulire. Beh. Certo, certo. Eccolo qua, senti che bel profumo. Sì, sì, si sente. Mi dai la paletta per prendere? Bene. Eccoci qua. Mettiamo solo una fetta per far capire, un'altra spolverata di zucchero, un po' di cannella, ecco qua, un po' di miele . Senti il profumo che sprigiona la cannella con il calore dell'ananas. Con il miele si muove, perché l'ananas è ancora calda. Caldissima, è uscita adesso dal forno. Un po' di foglie di menta. Possiamo mettere anche qualche lampone, mirtillo fresco se vogliamo. Possiamo decorare un po' come ci piace. Bene. Quello che uno ha a casa, bene, vicino. Anche questa ricetta è pronta. Profumi, sapori, colori ci sono, buon appetito, non vi resta che proporlo a casa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.